La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e Giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Aree sottratte ai cittadini, zone da destinare ai servizi pubblici ma occupate dai privati in maniera indebita. La Guardia di Finanza di Caserta, al termine di numerosi e specifici accertamenti, ha notificato agli amministratori pubblici pro tempore del Comune di Teverola, ritenuti responsabili, gli inviti a dedurre relativi all'indebita occupazione da parte di privati delle aree da destinare a spazi pubblici ad uso della collettività. L'inchiesta ha fatto emergere come l'ente locale abbia subito e tollerato l'occupazione di numerose aree previste dalle lottizzazioni denominate Stabile e Salzano, da destinare invece a servizi pubblici. L'attività di indagine ha fatto emergere che 24 aree standard sono irregolarmente occupate da privati. L'inchiesta vede coinvolti quali presunti responsabili del danno erariale alle finanze comunali quantificato in 450.000 euro, il sindaco Biagio Lusini, l'assessore Agostino Di Santo, il segretario comunale Rita Riccio e i due dirigenti dell'area tecnica Pitocchi e Mottola. Con la firma davanti al notaio dell'atto costitutivo e dello statuto è nata a Roma la Fondazione Real Sito di Carditello. A sottoscrivere la nascita sono stati il ministro Franceschini, il presidente della regione Campania De Luca e il sindaco di Sant'Amaro Cimmino. La Fondazione Real Sito di Carditello sarà presieduta da Mirella Barracco. La Fondazione, così come si legge nello statuto, opera per la promozione della conoscenza, della protezione, del recupero e della valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle relative aree annesse. Per il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si apre adesso una stagione di grande interesse culturale. Saremo vicini alla fondazione, ha detto, e ci impegneremo per garantire alla Reggia di Carditello una rete infrastrutturale adeguata a offrire la massima fruibilità del sito. Il sindaco Cimmino ha sottolineato invece l'importanza di questa giornata per la comunità di Sant'Amaro. Per noi un grande giorno, ha detto, la Reggia di Carditello è il simbolo del riscatto del nostro territorio. Sarà Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta, il nuovo ospite di Focus, la rubrica di approfondimento sul mondo delle istituzioni e non solo, curata dalla giornalista Maria Rosaria Iodice. Le criticità di Palazzo Reale al centro dell'intervista, in onda stasera alle 21 e in replica domenica alle 15. Si parlerà anche dei numeri relativi ai visitatori che stanno caratterizzando la gestione di Felicori, ma anche di tanto altro, dalla riforma Franceschini alla Reggia di Carditello. Di seguito vediamo una piccola anticipazione. La Reggia nel 2015 è andata molto bene, noi abbiamo avuto un incremento del 16%. In tutta Italia solo il Museo Registro di Torino ha avuto un incremento più grande, ma il Museo Registro di Torino l'ha avuto alla fine di un processo di ristrutturazione che è durato diversi anni, diciamo che mentre noi siamo all'inizio di una rinascita, loro hanno avuto questo risultato alla fine della rinascita. Non mi prenderei personalmente meriti particolari in questo, direi che io, non da solo, con molti dei miei collaboratori, abbiamo il merito di avere molto intensificato la comunicazione, cioè diciamo il lavoro di promozione della Reggia è cresciuto e siamo molto impegnati in questo. Questo no, è un merito. Se vuole proprio che mi faccia dei complimenti, direi che un merito che penso di avere è di aver ridato fiducia nella Reggia, cioè che si è creato il clima, che la Reggia è di nuovo un luogo dove puoi essere ascoltato, a cui puoi presentare dei progetti, cioè di aver creato un clima di entusiasmo tra la Reggia. È in vendita al centro commerciale Campania, almeno fino al prossimo 13 marzo, un prodotto innovativo, possibile rivelazione dell'anno, già molto apprezzato nell'universo della tecnologia. Si tratta di una pellicola trasparente realizzata in silicone che copre gli schermi di tablet e smartphone ed è fortemente resistente agli urti di ogni tipo. Costruita con un materiale utilizzato per prodotti militari, si oppone anche alle martellate. A dimostrarlo ai clienti del centro Campania, almeno ai più curiosi, il CEO di X1, Alex Fong. Il prodotto è distribuito nel nostro paese da X1 Italia, rappresentata da Roberto Quaranta, che ai nostri microfoni si dice soddisfatto per il lancio del prodotto in Campania. Lo stiamo lanciando al centro commerciale Campania. Da azienda napoletana abbiamo scelto il luogo in questo momento più rappresentativo sul territorio per numero di presenze, perché riteniamo davvero di poter offrire al mercato e ai possessori di cellulari una pellicola capace di
davvero di proteggere in maniera definitiva il telefono, e questo è un problema che attanaglia tante persone, della rottura del display del cellulare. Quando l'abbiamo visto siamo rimasti affascinati, abbiamo stretto un accordo con la X1 Group di Hong Kong e siamo felici di poterla rappresentare su tutto il mercato italiano. Quindi noi oggi abbiamo fatto nascere la X1 Italia, che è il branch italiano e rappresenterà le pellicole ed altri prodotti con grandi caratteristiche di resistenza e di grande performance da applicare poi al mondo degli smartphone, che è diventato un prodotto di grandissimo consumo. A Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. Per la Juve Caserta quella di Capo d'Orlando non sarà una trasferta semplice. Nel corso dell'allenamento pomeridiano di ieri infatti si è fermato anche Victor Gadefors, che a seguito di una botta ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Ancora non si conoscono i tempi di recupero, ma di certo lo svedese dovrà saltare il match in terra sicula. Settimana complicata con le influenze di Siva, Jury e Jones, che hanno ripreso ad allenarsi a fatica. Tutto va sommato alla mancanza di Nika Metreveli, out fino ad aprile per un guaio muscolare all'adduttore che restringe all'osso le rotazioni di coach dell'Agnello. Sotto le plance il solo Dario Ante con Ingrosso, che finalmente sarà chiamato a rispondere presente, conquistando qualche minuto necessario per far rifiatare Ante. Senza Gadefors infatti Downs e Ghiacci dovranno alternarsi a Bobby Jones nello spot di ala forte. Caserta in assoluta emergenza, ma vincere non è impossibile, non sarebbe la prima impresa di questa pastareggia. Noemi Porzio libero della Chioto Caserta, ecco una sconfitta che fa un po' male, tutto dopo un terzo set in cui insomma sembrava che l'avevate portata dalla vostra parte. Sì, fa un po' male perché caspita, eravamo lì e l'abbiamo proprio buttata via noi, non c'è niente da dire. Per carità, merito all'avversario, che loro sono state brave, ma noi sicuramente potevamo fare qualcosa di buono insomma in quel set lì, ecco. Che cosa è successo? Insomma, il turno di battuta della palleggiatrice di Pesaro, la di Julio, insomma, si è andati proprio in loop in ricezione? Sì, abbiamo avuto qualche difficoltà in ricezione con una buona battuta, anche perché poi cambiava spesso palla che scendeva, palla un po' più lunga, e dovevamo tenere un po' più, magari anche semplicemente una palla un po' più staccata, ma per poterla rigiocare comunque meglio con i nostri attaccanti, che comunque di palla alta, anche se a volte non abbiamo la ricezione precisa, di palla alta i nostri attaccanti sono buoni a mettere giù palla, quindi potevamo gestirla sicuramente meglio, quello sì. Poi il 4-7 è stato vinto con grande insomma autorevolezza da parte vostra, poi però alla fine il tie break è andato come è andato? Guarda, il tie break, sai che non ho parole perché non saprei proprio come descriverlo, nel senso che a un certo punto forse la sensazione era quella di spente, ecco, sensazione un po' di spente, non so se comunque il fatto della stanchezza, ma ti potrei dire la stessa cosa di loro perché siamo due squadre in campo, quindi vale per entrambe, non lo so, sicuramente dovremmo riguardare un attimo alcune cose, soprattutto le nostre, guardare avanti per la prossima partita, perché adesso c'è subito comunque da dimenticare questa e da affrontare poi Olbia, che anche quella è bella tosta, soprattutto perché giochiamo in casa loro, quindi dobbiamo avere la testa su quella adesso. Ad ogni modo, insomma, guardo anche il bicchiere mezzo pieno, comunque un punticino ce lo siamo portati a casa, che sappiamo che per i nostri obiettivi i punti fanno sempre comodo, anche se uno, però fa sempre comodo. Situazione generale di oggi, venerdì 26 febbraio. Sulla nostra penisola la pressione va temporaneamente aumentando, mentre una vasta area di bassa pressione presente sulla penisola iberica tende ad interessare il Mediterraneo centrale, apportando tempo perturbato su tutta la penisola dalla serata. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani sabato 27 febbraio, da nuvoloso a molto nuvoloso al mattino con piogge sparse, tendenza parzialmente nuvoloso nella seconda parte della giornata con fenomeni in attenuazione. Temperature stazionarie, la massima 16
13 gradi, minima 9 gradi, vento da moderato atteso sud-occidentale, mare mosso sotto costa, molto mosso a largo. Tendenza del tempo per i prossimi giorni, generalmente molto nuvoloso con piogge estese, in particolar modo tra domenica 28 e lunedì 29, graduale attenuazione dei fenomeni della nuvolosità nella giornata di martedì 1 marzo. Temperature in calo, previsioni elaborate dall'ufficio meteo di Teleprima a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza.